Cominciamo da qui. Chi era Concetto Marchesi? Ma, 1878 nasce quest'uomo, muore nel 1957, quindi quasi a 80 anni. È un precoce, nasce a Catania, a 16 anni, temperamento ribelle, mette insieme un giornaletto anarchico, socialista, repubblicano naturalmente, intitolato Lucifero, quindi già un programma come titolo, nel quale esalta o parla insomma con grande rispetto del gruppo di anarchici che hanno fatto un attentato fallito al Presidente della Repubblica Francese. E nel nostro paese, come sappiamo, la uccisione nell'anno 1900 di Umberto ad opera di un militante anarchico, no? Bresci come risposta alle stragi di Milano del 98, era storia bruciante, era storia ancora vissuta come drammatica, e lui non poteva essere arrestato a 16 anni perché è minore, ma il codice penale consentiva che la maggiore età si raggiunge a 21 anni, però a 18 anni puoi essere messo dentro per reati riconosciuti come tali da un tribunale. Quindi appena compiuto il 18° anno sta entrando nell'università di Catania dove studiava, i carabinieri si rivolgono al rettore e il rettore dell'epoca però assai correttamente disse e impose che l'arresto non avvenisse dentro l'Ateneo, fuori. E lui fa un mese di carcere, insulta il carceriere e quindi si fa un altro mese per ingiuria a un pubblico ufficiale. E però non passa la vita facendo queste cose, diciamo così, giovanili, perché diventa molto presto, andando a studiare a Firenze, forse anche per le ragioni che abbiamo appena detto, un notevole, giovanissimo studioso, promessa dei nostri studi sul mondo antico, latino in particolare, latino medievale, latino cristiano, un grandissimo conoscitore della letteratura latina cristiana. Fino alla fine dei suoi giorni è stato anzi uno dei campi dove ha lasciato maggiore traccia, se vogliamo. Però per la storia politica del nostro paese non è noto per questa che è la sua preistoria personale. È noto essenzialmente, direi, per un paio di due o tre fatti capitali. Sul piano culturale è stato autore di una storia della letteratura latina in due tomi, non enormi, ma impegnativi, che è stato l'equivalente della storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis qualche decennio prima. Cioè i libri che rappresentano un'epoca dal punto di vista del contenuto, dello stile, della capacità di fondere storia civile, storia letteraria, storia culturale. Quindi un libro che ha fatto epoca, ne ha dato varie riedizioni aggiornandolo via via, questo anche fa parte un po' dell'indagine che abbiamo svolto, ne ha fatto edizioni minori, ridotte, addirittura una brevissima che si chiama La letteratura romana. L'editore suo era un suo amico siciliano, anche lui, Principato, poi trasferitosi breve tappa a Roma, poi a Milano. Milano, Principato, ancora adesso esiste, un grande editore di libri per la scuola e per l'università. E per molti anni questo libro si è usato, per cui i liceali, diciamo, d'Italia passavano attraverso quest'opera. Ecco una delle ragioni per le quali era molto conosciuto. L'altra ragione, ho detto due o tre elementi, la seconda direi che è stato il suo impegno parlamentare, politico-parlamentare, sin dall'inizio, diciamo così, della vita democratica italiana. Rientra dall'esilio in Svizzera
nel dicembre del 44, 1944, si impegna subito, entra in varie commissioni che vengono nominate dai governi di un'Italia ancora non compiutamente liberata. Nel 47, nel 45 fa parte della Consulta Nazionale, settembre 45. La Consulta Nazionale è un Parlamento cooptato, diciamo così, di nomina dei vari partiti, che funge da Parlamento in attesa della Costituente, della votazione del 2 giugno 46, allorché al tempo stesso c'è il referendum istituzionale e la Repubblica prevale con uno scarto non indifferente di voti, e il popolo italiano elegge un'assemblea costituente che scriverà dopo 100 anni dallo Statuto Albertino la Costituzione italiana, tuttora per fortuna vigente. E consultore nazionale, costituente, parlamentare nella prima legislatura, nella seconda legislatura, durante la quale poi muore perché è eletto rieletto nel 53, muore prima che finisca nel 58 la legislatura, muore nel febbraio del 57, era un po' cardiopatico, diciamo così, e aveva avuto una vita estremamente tumultuosa, per cui certo si è logorato il suo fisico. Non è un impegno parlamentare qualunque. Nella Costituente è subito nel gruppo dei 75, nel comitato dei 75, cioè di quelli che effettivamente scrivono il testo, che poi viene portato in aula, discusso, approvato, modificato, eccetera, nonché delle sottocommissioni interne al gruppo dei 75, con particolare riferimento a questioni che riguardano molto delicate la cultura, l'ordinamento, l'articolo 7, la questione estremamente scottante dell'incorporare o non incorporare i patti lateranensi nella Costituzione. Come ben si sa, è addirittura uno dei due o tre ai quali viene richiesto di rileggere, diciamo, rimettere in un testo, in una lingua italiana la più chiara possibile, il testo della Costituzione. Quindi potremmo dire che quando si parla di padri costituenti, che è un'espressione un po' retorica, nel caso suo questo termine ha un significato preciso per la ragione che ho appena detto. Non basta questo a farne un personaggio, ma egli lo è certamente per il modo in cui ha affrontato questo compito, al tempo stesso con grande lealtà verso il suo partito. Lui è iscritto al Partito Socialista dal 1915, anche prima, comunista dal 21, e rimane tale fino alla fine dei suoi giorni. Quindi lealtà verso il suo partito e al tempo stesso indipendenza di giudizio, quindi anche dissenso aperto. Prestigio culturale che aveva era tale per cui era difficile avere un atteggiamento repressivo o imperatorio nei suoi confronti. Il terzo motivo, e qui forse chiudiamo questa panoramica biografica molto sommaria, è che si tratta di uno dei protagonisti della lotta di liberazione in Italia. Questo è un elemento che a rigore dà una sintesi agli altri due, no? Dà anche un senso, un valore, un significato agli altri due. In che senso protagonista della guerra di liberazione, della lotta di liberazione? Magari entreremo nel dettaglio più in là, però basti dire che da rettore dell'Università di Padova, una delle due più antiche università italiane ed europee, Bologna, Padova, Praga e Oslo sono le antichissime università, lui è rettore dell'Università di Padova e in quella qualità, avvalendosi del potere inerente a quella carica, in un tempo in cui un rettorato era davvero un luogo di notevole influsso sulla vita di una grande comunità come quella universitaria, ma anche verso l'esterno, fonda il CLN del Veneto. E quando è costretto a fuggire per non essere arrestato dai tedeschi, che hanno
più o meno rapidamente capito quello che accadeva dentro il rettorato, lancia un appello agli studenti di tutta Italia, non soltanto dell'Università di Padova, come è scritto nel testo dell'appello, in quanto rettore, cioè questo è un elemento che politicamente ha un enorme influsso, cioè è il rettore che chiama alle armi in una situazione eccezionale, estrema, gli studenti della sua università, dichiarandosi già in lotta lui stesso: ci ritroveremo compagni quando finirà questa lotta. Quindi è un testo molto significativo. E subito dopo esule in Svizzera, riesce a dare manforte con intelligenza all'operazione degli alleati di lanciare le armi, i famosi aviolanci, per i partigiani del nord Italia. Lui si occupa in particolare di quelli del Veneto e della Lombardia e, cosa meritoria agli occhi del partito al quale egli apparteneva, ottiene che gli alleati diano questo aiuto anche alle formazioni garibaldine, cioè alle formazioni partigiane connesse col Partito Comunista, mentre gli alleati avrebbero preferito occuparsi delle altre formazioni, erano molto sospettosi rispetto a quelle del Partito Comunista. Quindi entra nella storia d'Italia come uno che è stato artefice dell'aiuto militare alla resistenza italiana. Questi sono i motivi per cui ha continuato la sua figura ad avere un significato al di là delle contingenze. La morte sua diviene occasione per una commemorazione parlamentare strepitosa, direi quasi unica, e l'opera scritta continua a funzionare. Anche per una venatura, potremmo dire, che è giusto ricordare al termine di questa presentazione, e cioè rispetto alle convulsioni, al tornante, diciamo, del movimento comunista mondiale nel 1956, con tutto quello che accadde in quell'anno, la sua posizione di critica rispetto a questo tornante che a lui sembra demolitorio crea all'interno del suo partito e fuori di esso grandi passioni, adesioni e condanne. Giornali dell'epoca, che io ricordo ancora, erano violentissimi contro di lui, mi riferisco ovviamente ai giornali della parte avversa, e questo motivo della sua indipendenza rispetto al tornante 1956 del comunismo mondiale è diventato poi anche un simbolo nella storia del movimento comunista decenni dopo. Ancora oggi esiste un centro studi Concetto Marchesi che ha un atteggiamento suo proprio rispetto all'evoluzione, diciamo così, che il movimento comunista ha vissuto e interpretato. Esiste un archivio Concetto Marchesi a Gallarate, ora meno funzionante che non qualche anno fa, e credo che difficilmente nel nostro universo intellettuale, nel nostro panorama intellettuale, questo personaggio scomparirà, come invece magari destino di tantissimi pur meritori personaggi della vita culturale. Ecco perché credo, non abbiamo parlato della vicenda attentato a Giovanni Gentile, forse ne parleremo dopo, grande punto interrogativo, controverso infinitamente. Concludo dicendo che mi par chiaro che quest'uomo attraversa la storia d'Italia in tutte le tappe fondamentali del periodo forse più complesso e più agitato, la prima metà del Novecento. Allora, diciamo, 1878 è un inizio, diciamo, assai precoce, anche se appunto assolutamente giovanile, diciamo, della sua militanza. In Sicilia c'è anche un episodio, cioè una vicenda abbastanza, cioè che Luciano Canfora racconta in maniera anche abbastanza divertita sul fatto se lui avesse o meno avuto a che fare con i fasci siciliani, che poi in fondo sono considerati una prima espressione di autonomia organizzativa del movimento, quello che sarebbe chiamato movimento operaio, diciamo,
italiano, che era contadino, sì, insomma, voglio dire, un movimento dei lavoratori, diciamo meglio così, eccetera. E poi via via attraversa la militanza socialista, la fondazione del PC. Anche qui c'era, non c'era Livorno, non c'era, però un po' si è fatto intendere che ci fosse. E poi la vicenda, le vicende interne, e poi il rapporto fra sinistra, Partito Comunista e il regime fascista, poi la resistenza, insomma, attraversa tutta la storia, diciamo, della sinistra italiana, lui la attraversa tutta. E la attraversa, diciamo, e si vede, diciamo, la presenza attraverso la sua figura in questa storia, anche nella parte, quando, diciamo, lui milita nella parte, come posso dire, più sicuramente attribuibile a un movimento internazionale legato all'Unione Sovietica, legato all'esperienza della rivoluzione d'ottobre e quello che ne era venuto dopo, anche portandosi dietro qualche cosa che nella storia della sinistra italiana ed europea c'è sempre stato, ricompare spesso, che è il legame con la massoneria, il legame con cioè quelle, diciamo, forme di organizzazione, di pezzi dei ceti intellettuali dei paesi occidentali europei, che spesso in polemica fondamentale contro il clericalismo, la presenza nella vita politica e sociale della Chiesa cattolica, hanno avuto un ruolo anche in questa cosa qui. Questa è una storia che si dipana lungo tutta la sua vita. Sì, sì, sì. Intanto il termine talvolta viene usato in modo spregiativo, ma dipende un po' da esperienze che hanno segnato il nostro presente, diciamo così. Ma se noi risaliamo nel tempo, sappiamo che l'illuminismo, le élite intellettuali che hanno fatto la rivoluzione francese, eccetera, hanno avuto questa cultura massonica, va da Beethoven a Mozart a Goethe, per arrivare fino a Garibaldi e Carducci, eccetera. Insomma, è un filone della cultura democratica, soprattutto in Italia e in Francia, potremmo dire, e nella Renania, che è in sostanza la parte più influenzata dalla cultura francese del mondo tedesco. In Sicilia in particolare c'è poi tutta una tradizione specifica, ancora Girolamo Li Causi, per esempio, un grande dirigente comunista siciliano, impegnatissimo nelle lotte dei contadini, insomma, un personaggio di grandissima caratura morale e politica, e ai suoi albori, come la sua entrata nella cultura politica, nell'impegno, è dietro grandi personaggi della massoneria siciliana, che sono poeti, professori universitari, grandi avvocati. Insomma, è una tradizione alla quale è giusto guardare con occhio storico, diciamo, e non con la meschineria delle degenerazioni, che pure ci sono state gravissime, soprattutto direi nell'intreccio con la malavita in determinati periodi della nostra storia recente. Per dire, il Ministero della Educazione o Scuola, o dir si voglia, durante il fascismo si chiamava Educazione Nazionale, ma noi lo chiamiamo diversamente, no? Istruzione, che è il termine giusto. Durante tutto il periodo precedente il fascismo è appannaggio diretto, no? Il palazzo dove sta il ministero era il palazzo presidiato dalla cultura massonica in opposizione all'invadenza clericale nel mondo della scuola. Io non so se questi due devono essere spenti per non essere conflittuali, ma comunque spero che questo rumore non dia troppa noia. Va bene. Un altro elemento interessante in questo inquadramento è il fatto che, potremmo dire,
l'inizio dell'operazione liberticida compiuto dal fascismo. Provo a usare questo, vediamo se andiamo con uno solo, che succede. E lo scioglimento, no, questo non funziona per nulla. La lotta contro la massoneria, che è uno dei provvedimenti che il governo ormai fascista prende, contro cui pronuncia l'unico suo discorso parlamentare Antonio Gramsci, no? Gramsci ha parlato una sola volta alla Camera dei Deputati ed è intervenuto contro questa legislazione perché vedeva benissimo che l'operazione colpiva il mondo massonico, le associazioni massoniche, ma era l'antefatto di una ben più vasta operazione liberticida contro ogni forma di associazione che non fosse allineata col regime. Va bene. E questo discorso fu più volte interrotto e c'è tutta una documentazione anche negli atti parlamentari del fatto che Gramsci aveva una voce flebile e quindi nel baccano di questa Camera dominata dai deputati fascisti eletti nel listone del 1924, gli aventiniani se n'erano andati, i comunisti da soli stavano lì in Parlamento ad opporsi a una maggioranza straripante. No, è una scena eroica a suo modo, perché poi Gramsci non era certo un titano fisicamente, però ha portato questo suo discorso fino in fondo. E la massoneria è stata perseguitata dal fascismo in maniere costanti, anche verso esponenti del fascismo che erano legati alla massoneria, a cominciare da Italo Balbo, per esempio. No? Perché? Perché un regime che mira alla conquista totalitaria del consenso, all'esclusione di ogni organizzazione che non sia la sua, provvede in modo sistematico alla loro eliminazione. Per dire, una realtà che il fascismo ha cercato di addomesticare completamente, ma alla fine non c'è mai riuscito, è l'associazionismo cattolico, no? L'azione cattolica. I patti del 29 garantiscono all'azione cattolica una sua propria autonomia, la possibilità di agire, che è un agire sul piano religioso, organizzativo, ma alla fine anche ideologico. E questo è un elemento che non si è mai totalmente potuto eliminare da parte del fascismo, anche se ricatti continui in tal senso c'erano, no? Ogni tanto veniva minacciato a Pio XI, che aveva siglato il trattato, un atto repressivo verso l'azione cattolica, perché era qualche cosa che non veniva normalizzata del tutto. Con la massoneria fu più facile procedere, con una vera e propria persecuzione, infatti i grandi dirigenti fuggirono all'estero, soprattutto in Francia. E io tendo a pensare che i legami che Marchesi ha mantenuto con esponenti democratici come Silvio Trentin, per esempio, che era affiliato alla massoneria di Pisa, già da giovanotto, la loggia Darwin di Pisa, questi rapporti si sono consolidati in Francia, dove Marchesi si recava tutti gli anni, non si capisce bene perché, non aveva la tessera del partito fascista, parte un momento forse oscuro nel 39-40, ma non avendola doveva chiedere il permesso del passaporto. Il passaporto viene concesso ogni volta, ogni anno, se tu spieghi perché lo chiedi. E la questura di Padova risponde, lui insegnava a Padova, regolarmente, il professore non è iscritto al partito, tuttavia gli possiamo concedere il passaporto. E lui spiega che ci va per ragioni di studio in Francia. Conoscendo l'uomo, conoscendo il suo modus operandi come studioso, è altamente improbabile che andasse tutte le estati in Francia in biblioteca, perché le biblioteche italiane gli bastavano e gli avanzavano. Viveva in un mondo coltissimo come quello appunto fra Padova, Venezia, Milano, Roma, Pisa, no? Aveva casa a Pisa. Come dire, per i suoi studi non c'era nessun problema di andare a compulsare manoscritti dei quali ormai era saturo, da giovane non ne aveva visti tanti. Quindi credo che questi viaggi francesi sistematici 35, 36, 37, 38 avessero una ragione diversa da quella dichiarata, che io collegherei con questi nessi, con questi rapporti. Fra l'altro la massoneria francese
è stata perseguitata in maniera feroce dopo l'occupazione tedesca e dal regime di Vichy. Il regime di Vichy pubblicò liste interminabili andando a sequestrare gli elenchi delle varie logge per additare persone da mettere sotto torchio, no? Io posseggo alcuni di questi volumi pubblicati da Vichy come denuncia, quindi il quadro è tutt'altro che tranquillo. E dopo la liberazione, infatti, loro hanno avuto giustamente il diritto di dire: anche noi abbiamo contribuito alla liberazione del nostro paese. Uno dei maggiori esponenti del Partito Comunista Francese, il PCF, si chiamava Marcel Cachin, amico di Lenin, è stato per qualche tempo anche presidente dell'Assemblea Nazionale Francese, era uno dei maggiori dignitari, ma anche Mitterrand era stato tale. Ecco, stiamo facendo, secondo me, uno squarcio che non è mai inutile, perché di solito alcune parole si usano soltanto in maniera così incolta o sommaria. Invece bisogna saper distinguere e soprattutto interrogare la storia. In un uomo nato nell'Ottocento, che aveva 22 anni quando è passato il secolo, è cominciato il nuovo, e che aveva una formazione culturale siciliana, risorgimentale, garibaldina, questo era quasi una scelta ovvia, una scelta che ha segnato il suo universo mentale. Un eroe di questa cultura era Catilina. Catilina non è un nostro collega, diciamo così, è un personaggio un po' demonizzato. Su di lui sappiamo moltissimo, no? Grazie a Cicerone e grazie a Sallustio, però possiamo dubitare che ci diano un quadro oggettivo della persona. Va bene. E Marchesi è un catilinario, proprio, ha scritto un meraviglioso commento al Congiure di Catilina di Sallustio, che è un inno a questo personaggio, lo chiamava il difensore della factio miserorum, cioè dei poveri. Perché? Perché prende una frase che Catilina dice in un certo passo, in una lettera che nell'opera di Sallustio, in cui sta fuggendo da Roma perché Cicerone lo ha denunciato in pieno Senato come criminale che sta preparando attentati, guerra civile, eccetera. Lui scrive una lettera a un suo amico, peraltro avversario di partito, affidando a lui la moglie Orestilla perché non sia vittima, insomma, della situazione tremenda che si sta per determinare, e dice: tu sai che io da sempre suscepi, assunsi su di me causam miserorum, la causa dei poveri, dice Catilina. È un documento autentico, probabilmente, che Sallustio, che da giovanotto era stato amico di quelli là, poi si accerca, come spesso i pentiti, diventa il peggiore accusatore di coloro con cui invece era molto strettamente alleato, quindi un documento vero, diciamo così, dentro quest'opera. E giustamente Marchesi ricava da questa espressione un'espressione modellata sul linguaggio politico romano, no? Factio, fazione, è una parola tipica del linguaggio politico romano, la factio degli ottimati, no? Anche Augusto nelle Res Geste apre dicendo: ho liberato la Repubblica dalla factio, dalla fazione, dice esattamente. E poi il testo in greco è un po' diverso, in latino è molto chiaro: liberato la Repubblica oppressa dalla factio, che sono le stesse parole che usa Giulio Cesare nei commentari della guerra civile. Quindi factio è un termine proprio del linguaggio politico romano, e quindi Marchesi fa un'operazione intelligente inventando qualcosa che non c'è nel testo latino di Sallustio, la factio miserorum, solo che non si occupa mai di Spartaco. Mentre Spartaco, lo schiavo ribelle che ha tenuto in scacco Roma, la Repubblica Romana, per 3 anni, dal 73 al 71 avanti Cristo, è morto combattendo, i suoi compagni di lotta sono stati crocifissi tutti lungo la via Appia, quindi è un simbolo della lotta proletaria, diciamo. Rosa Luxemburg in carcere durante la Prima Guerra Mondiale scrive le lettere di Spartaco, Spartacus Briefe. Un giornale comunista era Il Grido di Spartaco, il movimento si chiamava Spartacus Bund, Lega di Spartaco, che poi confluisce nel Partito Comunista Tedesco. Per Marchesi Spartaco non c'è, se uno cerca in tutte le sue opere non viene mai fuori, ma perché la sua cultura era quella
dei populares della Repubblica Romana, Catilina il principale più eroico esponente di e quindi gli schiavi sono fuori del suo orizzonte, che è curioso, dimostra anche come sia indipendente da quella che diventa ben presto la cultura di partito, no? Io sono abbastanza anziano per ricordarmi che alla fine degli anni 40, 49, 50 e poi i seguenti, le edizioni, prima edizioni Cultura Sociale, poi Editori Riuniti, poi Edizioni Rinascita, anzi prima Rinascita e poi Editori Riuniti, cominciavano a pubblicare in lingua italiana le opere della storiografia sovietica e tedesco orientale sul mondo antico. No? Quindi non so, il famoso manuale di Kovalyov, Storia di Roma, un tomo molto interessante di uno storico che si chiamava Nikolai Ivanovich Mashkin sul Principato di Augusto, poi Mishulin su Spartaco. Quindi era, come dire, ovvio nella cultura comunista che si occupava del mondo antico partire da Spartaco. Magari richiamandosi a una famosa lettera di Marx a Engels del febbraio del 54, in cui dice la sera, io era un momento tremendo, aveva soldi, poveretto, non sapeva da sbattere la testa, la sera leggo Appiano, uno storico greco di cose romane, Appiano in greco, e alcuni revisionisti hanno detto non è possibile, dimenticandosi che quest'uomo si era laureato sul pensiero di Epicuro e di Democrito, quindi in un bel ginnasio tedesco il greco l'ha imparato bene e ne se l'era dimenticato. Comunque leggo Appiano e Spartaco, dice Marx in questa lettera, appare come il vero combattente, l'autentico combattente del proletariato antico. Poi gli piace molto Cesare, disprezza Pompeo. Quindi Spartaco è proprio il pilastro della lettura marxista, comunista, come vi pare dire, dell'antichità. E c'è un senso in questo, c'è un senso, non è campata in aria questa cosa. Spartaco è l'ultimo atto di una serie di guerre servili, di insurrezioni degli schiavi che cominciano dalla Sicilia, e perciò mi colpisce il fatto che per Marchesi questo non esiste, alla metà quasi del secolo precedente, quindi sono 70 anni in cui la Repubblica Romana non fa che massacrare i suoi schiavi che si ribellano. Poi, certo, come diceva Bismarck, tutto si può fare con le baionette tranne che sedercisi sopra, e quindi a un certo momento questo equilibrio si è rotto, ma sono voluti secoli perché si rompesse. Ho insistito su questo per significare, cercando di tratteggiare una figura interessante e molto peculiare di intellettuale comunista che ha una sua formazione propria, che non ha mai dismesso, che ha mescolato con le scelte compiute. Se io dovessi essere un po', come dire, congetturatore audace, direi, ha letto, perché lo dice e lo commenta con molta intelligenza, il Manifesto, che è un testo brevissimo, no? Sono quattro capitoli, di cui il più lungo è il terzo, ma gli altri sono abbastanza brevi, l'ultimo è brevissimo, il Manifesto del Partito Comunista di Marx, di Engels, 1848, dice che la grande luce del Manifesto di Londra, perché fu pubblicato a Londra, in lingua tedesca e in caratteri gotici e in tiratura microscopica, per cui all'origine non l'ha letto quasi nessuno, è diventato un best seller molto dopo, decenni dopo, ma allora era proprio un libro passato inosservato, ma un testo letterario formidabile. Lui l'ha letto, gli è piaciuto, ma non ha aperto neanche una pagina del Capitale, perché è un libro difficilissimo, un libro di economia, pieno di matematica, di calcoli, quindi l'ha lasciato perdere. Si leggeva Arnobbio, che era un padre della Chiesa che gli piaceva moltissimo, perché era praticamente un eretico, e lui era nato eretico, proprio la sua forma mentis era quella. Quindi è interessante vedere come un uomo la cui formazione ho cercato di delineare in questi termini, poi è leale fino in fondo alla scelta che ha fatto una volta per sempre nella sua vita, la factio miserorum, per l'appunto. Ecco, parliamo di un altro, parliamo dell'avversario e del rapporto con l'avversario. Diciamo, i suoi primi scritti politici di rilievo, quelli che poi escono sui giornali, i giornali teorici, i giornali di Bordiga, i giornali teorici del nascente Partito Comunista,
compaiono quando lui lo scrive, lo fa capire anche in altri scritti, la disfatta è già avvenuta, la sconfitta c'è già, la marcia su Roma deve ancora arrivare, però diciamo è consapevole, non solo lui, diciamo, che il biennio rosso è finito, è stato sconfitto, l'Italia non sarà, diciamo, c'è da prepararsi a un futuro, a un tempo lungo, che implica, e via via con la nascita e poi, cioè, con l'arrivo al potere del fascismo, poi con la consolidarsi del regime, e ci sarà da confrontarsi con una organizzazione della politica, della cultura, dello Stato complessa, dell'università ovviamente, complessa, che diciamo gli porrà, diciamo, porrà a lui come porrà a tanti intellettuali, professori universitari, accademici italiani, il problema di come ci si deve rapportare a questo. Allora, intanto nel libro si scorre abbastanza bene il progredire, diciamo, del fascismo verso lo Stato totalitario, e quindi il modo con cui gli spazi si restringono, si ridefiniscono, in cui è possibile, diciamo, addirittura ancora nei primissimi anni 30 quasi canzonare alcune scelte del regime, però poi le maglie si stringono è un grande passaggio, un momento importante per lui, c'è questa storia dell'adesione, diciamo, del giuramento. No, l'adesione no, perché appunto c'è un elemento oscuro di un passaggio, eccetera, però diciamo appunto lui non si iscrive al Partito Nazionale Fascista, però non è neanche uno dei 12 professori universitari che, rifiutando il giuramento al regime, vengono privati dalla cattedra e espulsi dall'università. Lui giura, e questo, diciamo, poi tornerà nella discussione, anche ovviamente in punto di morte, ci sarà chi ricorda, dopo la sua morte ci sarà chi ricorderà, e sarà un grande tema di discussione. Però, diciamo, in controluce in tutta questa vicenda, come posso dire, si legge anche, possiamo chiamarla così, una sorta di persistenza del mondo accademico, diciamo, italiano, che riesce a stare dentro, fuori, dentro e fuori, e come dire, vabbè, poi passerà e noi ci saremo ancora. Certo, il cammino che hai tracciato, delineato, è molto pertinente, molto preciso, perché prima degli altri lui capisce la disfatta. Questo è un punto fermo. Perché? Ma secondo me per varie ragioni. Intanto, chi è impegnato in maniera strutturale e magari ai vertici di una formazione politica non dichiara la sconfitta, se non quando questa è proprio inevitabilmente evidente a tutti e ormai ha chiuso un ciclo storico. No? Io cito, o dalla galera, cito una figura che io trovo per certi versi simile a lui, perché Gramsci e Marchesi hanno dei punti in comune, ma non da poco. Uno, per esempio, è la riflessione sul fenomeno del cesarismo. No? Il cesarismo è una parola coniata sul nome proprio di Giulio Cesare, naturalmente. Cesare è uno che ha preso un potere, è diventato dittatore, poi dittatore a vita, ma viene dalla leadership dei populares. Allora, questo fenomeno, un movimento popularis, appunto, che sfocia nel cesarismo, interessa entrambi. E entrambi, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno riflettuto su questo. Ma anche lui ha scritto il dittatore democratico. Questo è giusto, è vero. Ma mentre Gramsci, quando scrive lui le tesi del congresso di Lione, e siamo nel gennaio del 1926, perché si tiene a Lione? Dice perché non c'era la TAV, quindi sono andati là. Ma
perché erano già perseguitati, pur non essendoci ancora le leggi eccezionali del novembre 26, siamo a gennaio. Però il clima è sequestri quotidiani, aggressioni personali, distruzione delle sedi e quindi rischio della vita. Rischio della vita. Quindi si arriva clandestinamente, perché non è che tu passi la frontiera, le guardie, tu mostri il passaporto, tutto, vai clandestinamente, quindi è già un atto di, compiuto in pura clandestinità. Eppure nelle tesi di Lione Gramsci continua, che sono scritte da lui e sono un testo importante, a sviscerare il concetto dei tempi della rivoluzione italiana, della conquista della maggioranza della classe operaia, che in realtà è rimasta con i socialisti sostanzialmente, come se la partita fosse ancora aperta. E siamo a 3 anni abbondanti dalla marcia su Roma e, cosa ancora più grave, a 3 anni esatti dall'arresto di tutti i dirigenti principali, Bordiga, Grieco, eccetera, che avviene nella grande retata del febbraio del 23. Marchesi invece già nel 22 dice: abbiamo perso. Perché? Ma perché ha uno sguardo storico che lo rende più libero nella diagnosi e non ha una responsabilità di dirigente la cui parola può diventare, come dire, scoraggiante al massimo per i militanti, no? Quindi questo è un elemento che è bene sempre mettere in luce. Dopodiché, schedato come sovversivo dalla questura di Catania, dal questore di Messina, la retata a Messina ha portato all'arresto di tanti compagni suoi, a cominciare dal segretario della sezione che si chiamava Pizzuto, e lui scrive un testo su un foglio il primo maggio del 23, un foglio che esce il primo maggio e si chiama Primo Maggio, e si scopre, diciamo, in maniera coraggiosa, chiedendo la liberazione di quest'uomo che è stato arrestato per ragioni politiche, per le stesse ragioni per cui lui è schedato come sovversivo. Va bene. Quindi non gli manca il coraggio, però capisce. Nel frattempo ottiene, Gentile voleva smobilitare la facoltà di lettere di Messina per varie ragioni, nelle quali erano passate persone insigni, Valgimigli, Ciccotti, Giorgio Pasquali, quindi era una facoltà, Salvemini anche lui, sì, certo. Allora in Italia c'era questa, le sedi attraverso cui si passava prima di raggiungere le sedi importanti, no? E quindi Messina aveva visto un sacco di gente di primo ordine, però a un certo momento Gentile si convince che si deve chiudere, lui riesce a passare a Padova e Padova diventa la seconda patria. Quando morì gli trovano addosso un biglietto: avvisate il Partito Comunista e l'Università di Padova, perché era luogo dell'anima praticamente per lui, dopo una difficile operazione per chiamarlo, le chiamate universitarie sono quello che sono. Cosa fa dopo? Io ho parlato con tanti allora viventi, ho cominciato queste ricerche alla fine degli anni 70, quindi ora sono quasi tutti morti in realtà, questi miei interlocutori che lo avevano conosciuto ed erano molto anziani quando io avevo 30 anni, quindi insomma il mondo era un po' diverso. E loro insistevano nel dire: ma con l'organizzazione di partito qui a Padova noi non l'abbiamo mai visto. E invece poi ci sono indizi del fatto che un rapporto molto in alto col vertice di partito lui lo aveva conservato. Cesare Musatti, grande fondatore della psicanalisi in Italia, quando scoppia nel 57 la polemica, ma anche lui ha giurato, tira fuori sull'Avanti e non sull'Unità. Era un ordine del partito. E anni dopo scrive un libro bellissimo di memorie in cui racconta tutti i dettagli attraverso cui sotto i suoi occhi avvenivano queste comunicazioni estremamente riservate che scavalcavano i 2-3 militanti padovani che si illudevano di tenere in vita la cellula clandestina del partito a Padova. Allora, questo spiega perché quando all'inizio del 43 comincia la grande operazione che parte dai partiti che stanno rinascendo, ma che trova risposta nell'ambiente della corona, è a lui che viene affidato di prendere i contatti col generale Cadorna e poi attraverso Carlo Antoni con la principessa di Piemonte, moglie dell'erede al trono,
per cacciare Mussolini dal governo. Quindi perché il partito si rivolge a lui? Perché è una figura eminente, un accademico importante, ma perché è un uomo di cui si fidano. Il Partito Comunista non affida al primo capitato che magari da 30 anni non ha più rapporti una missione così delicata. Quindi a mio avviso questo conferma che questo nesso sottile e a un livello molto alto non si era mai spezzato, almeno fino al momento in cui con l'occupazione della Francia il centro estero deve fuggire in America e si ricostruisce soltanto alla fine del 42, inizio 43, quando comincia la grande trama, quindi quello è il periodo vuoto, diciamo. Allora, in questa vicenda c'è un momento preciso, 1931, novembre, su impulso di Giovanni Gentile, grande organizzatore di cultura, no? Il fondatore dell'Enciclopedia Italiana, proprietario della casa editrice Sansoni, anche uno gli piacevano molto i soldi, era un grande personaggio, però anche molto filosofo dell'idealismo, ma abbastanza materialista sul piano, come dire, concreto dell'esistenza quotidiana. E lui ha questa alzata di ingegno che gli sembra, è stato anche un po' emarginato dal fascismo dopo i patti lateranensi, perché lui non gradiva l'abbraccio con la Chiesa, e soprattutto il fatto che la Chiesa entrasse nell'insegnamento scolastico, che invece lui riteneva dovessi limitare solo alle scuole elementari. E, insomma, il concordato lo mette in parecchie difficoltà, rimane un personaggio all'Università di Roma, alla Scuola Normale di Pisa, però non è più il personaggio di riferimento del fascismo sul piano culturale universitario. Perciò è curioso che lui prenda in quel momento un'iniziativa che viene subito attuata dal ministro dell'epoca, che si chiamava Balbino Giuliano, di imporre agli professori universitari, i quali in quanto impiegati dello Stato giurano fedeltà allo Stato, questo è ovvio, no? E quindi magari anche di fede repubblicana giuravano fedeltà al re, malvolentieri. No, lui introduce, Gentile, nel testo del giuramento, giuro fedeltà al sovrano, allo Stato, allo Statuto Albertino e al regime fascista. Ecco, questa aggiunta, queste tre parole, mettono in difficoltà molti docenti, ovviamente, no? Anche firmatari, qualche anno prima, del manifesto promosso da Benedetto Croce, dei cosiddetti intellettuali antifascisti. Un grande filologo italiano, si chiamava Giorgio Pasquali, firma il manifesto Croce e passa tutta la vita a cercare di farsi perdonare questo fatto e diventare accademico d'Italia, figura deteriore, diciamo, sul piano morale. Che succede dinanzi a questo intralcio, ricatto? E non è facile rispondere, si capisce che i 12 che non hanno giurato meritano la massima ammirazione, questo è evidente. Ognuno aveva le sue ragioni per farlo, sia chiaro. Per dire, Borgese stava già in America, quindi non giurò, nel senso che fatti vostri italiani. E ha scritto un bellissimo libro negli anni 30, Golia, ovvero La marcia del fascismo, che ora viene ristampato, credo, bellissimo libro, che non piacerebbe a Galli della Loggia perché dice che il fascismo comincia molto prima di Mussolini nella storia del nostro paese. Vabbè. Gaetano De Sanctis, grande storico del mondo romano, cattolico, che ha scritto delle memorie, state pubblicate dopo la sua morte, nel 1970, in cui dice che lui ha fatto quello che aveva fatto suo padre. Suo padre era un alto ufficiale dell'esercito del Papa. Dopo Porta Pia, De Sanctis era nato nel 1870, questo suo genitore rifiuta di giurare allo Stato italiano, al Regno d'Italia. Quindi si riduce in una condizione personale molto disagevole, perché è coerente, lui ha giurato fedeltà al Papa. Nel 70 il Papa viene chiuso nei palazzi del Laterano, lo Stato italiano è usurpatore, lui non può giurare all'usurpatore.
Quindi dice Gaetano, io ho fatto la stessa cosa, cattolico, cattolicissimo. Gentile lo recupera dandogli un ruolo dentro l'Enciclopedia Italiana, gli fa dirigere la sezione antichità e certamente gli assicura un minimo di compenso, non aveva figli. Adolfo Modeo, un grande storico del cristianesimo e del risorgimento, della restaurazione, dice De Sanctis, venne a casa mia quasi piangendo, io sono costretto a giurare perché ho dei figli, dice De Sanctis un po' vendicandosi perché non amava per niente Omodeo, gli dissi tutta la mia comprensione, ma dubito che nelle sue condizioni avrei fatto la stessa scelta. Vabbè, comunque, pesante. La Chiesa come tale ha una sua opzione su questo problema, che è abbastanza singolare per noi, credo, ma comunque, giurate, professori cattolici che hanno questo problema, con riserva mentale. Quindi è una via d'uscita, diciamo, anche quella, cioè con riserva mentale. Altri, diciamo, ambiente laico che poi confluirà nel Partito d'Azione, non so, Luigi Russo, Calamandrei. Calamandrei aveva addirittura collaborato con Grandi nella stesura dei codici. Luigi Einaudi, uno dei miti è che Luigi Einaudi, primo presidente della Repubblica Italiana, eletto nel 1948, sarebbe stato tra i 12 che non giurarono, il che non è affatto vero. Lui giurò e rimase professore all'Università di Torino. Però si è inventato un racconto di una sua visita a Benedetto Croce a Napoli. Lui va apposta a Napoli da Torino, dove viveva, al seguito della quale ha capito che Croce gli aveva suggerito di giurare. Scrive questo in un suo codicillo, perché resti traccia. Croce non aveva problemi, non aveva, perché si era sempre tenuto lontano. Croce non si era neanche laureato, se per questo, quindi come D'Alema, diciamo così. Però sono due personaggi un po' diversi, ovviamente. E benestante, no? Era senatore nominato tale, e questo già gli assicurava una prebenda, ma poi proprietario terriero, quindi filosofo di grandissimo richiamo e importanza, eccetera. Ha anche denunciato la camorra universitaria, no? Quando bocciarono Giovanni Gentile, che era il suo grande amico quando era giovane. Croce era nato nel 66 e Gentile 10 anni dopo, nel 75, quindi era alquanto più giovane di lui, e lo bocciano in un concorso universitario. Scrive un pamphlet Croce sulla camorra universitaria dei concorsi, va bene, altro che i nostri giornalini in cui si occupano di queste cose, un pamphlet micidiale. Cosa si inventano questi docenti molto, diciamo, agitati e perseguitati talvolta per qualche parola di troppo detta in pubblico, eccetera, che sarebbero andati a trovare Croce e Croce le avrebbe consigliato di giurare per conservare la cattedra e quindi esercitare un'influenza sui giovani. Questo probabilmente non è mai avvenuto, questa, diciamo, visita collettiva. Croce scriveva un diario che si può leggere, di questo non c'è traccia alcuna, quindi questo non è avvenuto. Però era un problema lancinante. C'erano poi quelli un po' più giovani, cinici. Non so, un grande linguista italiano si chiamava Giacomo Devoto, che molti conoscono perché, però non devo dire, scrive nel 1974 un libretto di memorie intitolato La parentesi. La parentesi sono gli anni del fascismo, in cui lui dice: ho sempre avuto un grande stupore di tutto questo problema del giuramento, per me fu come bere un bicchiere d'acqua. Potevo mica privarmi dei viaggi all'estero, di tutta la possibilità di studio e ricerca per questa mentalità ottocentesca che non si giura? Anzi, dice, è stato uno sbaglio quello dei dodici, perché così hanno dimostrato che la stragrande maggioranza del ceto universitario era col fascismo. Se invece avessero giurato tutti, si sarebbe risolto in una beffa. L'uomo era intelligente, Giacomo Devoto, non era uno stupido. Però è chiaro che è molto apologetica questa formulazione e anche abbastanza cinica quando dice fu bere un bicchiere d'acqua. Per quelli nati nell'Ottocento era un problema
frase magari infelice, però per chi aveva un legame con la cultura, per esempio massonica, che comportava anche una adesione attraverso il giuramento, un altro giuramento di quel tipo era veramente un problema tremendo dal punto di vista della coerenza. Va bene. Io credo che, nonostante tutto l'infinito discorrere intorno a questa scadenza esistenziale, Musatti dica una cosa vera, che cioè a Marchesi giunse da parte del vertice del centro estero del partito il suggerimento di non mollare la cattedra, anche perché altri partiti, altri avevano fior di intellettuali sia di parte cattolica sia di parte liberale, ma il Partito Comunista chi aveva? Aveva Concetto Marchesi e qualche libero docente, non so, Franco Pesenti era un buon economista, studente a Pavia negli anni del fascismo, quando diventa libero docente ha il problema di accettare anche lui questa, diciamo, umiliazione, questo ricatto, ma sono due. Quindi per un partito che cerca di avere nel mondo universitario degli studenti, e a Padova in particolare, dove c'è Curiel con tutta la sua capacità di influenzare i giovani universitari con l'entrismo attraverso il giornaletto del GUF, no, il BO, dire vattene a casa e quindi lascia tutto, certamente era una scelta sbagliata. E quindi noi possiamo ben dire che questo gli è pesato moltissimo. Gli è pesato poi vederselo rinfacciare dopo, non tanto post mortem, perché post mortem non se ne poteva accorgere, ma nei mesi in cui fa parte di una commissione che deve, diciamo così, epurare. Era stata sciolta l'Accademia dei Lincei, che era un luogo di cultura sempre considerato di opposizione dalla Chiesa cattolica, guardato con sospetto, viene sciolta nel 39 e fatta confluire nell'Accademia d'Italia, che invece era l'Accademia del fascismo, no? La Feluca, lo Spadino, insomma, tutto un mondo anche di grandi personaggi, non stiamo parlando di persone dozzinali, ma totalmente identificantisi col fascismo. Dopo la liberazione c'è un problema, si ricompone l'Accademia dei Lincei, ma tutti gli accademici d'Italia devono rientrare ope legis? No, bisogna vedere chi sì, chi no. Quindi è un processo abbastanza fastidioso in cui degli accademici valutano gli altri, magari anche più anziani e più noti, sul piano politico, cioè perché accettarli nella neonata, rinata Accademia dei Lincei. In quell'occasione uno della commissione, un certo Rivera, scrive un attacco ferocissimo contro Marchesi, tirando fuori la faccenda, il giuramento, l'adesione all'Accademia d'Italia quando i Lincei furono riversati là dentro. Quindi già da vivo ha avuto questo problema. È un problema, secondo me, che noi comprendiamo su un piano storico. Oggi non si porrebbe, nessun regime oserebbe instaurare una pratica di questo genere. Al massimo i generali cileni li ammazzano, i docenti di cui non si fidano, ecco, e lo hanno fatto massacri. Quella è un tornante delicato, difficile, che è stato il terreno di coltura di tutta la revanche pubblicistica, diciamo, neofascista nel dopoguerra, con la facile argomentazione di dire anche tu hai giurato. Continuiamo sul fascismo, perché e qui veniamo al piccolo, diciamo, scoop, se lo dico da giornalista. 25 luglio cade il fascismo, il governo Badoglio mette anche mano alle università e ci sono queste nomine dei rettori nelle varie università, e fra questi Concetto Marchesi viene nominato rettore dell'Università di Padova. Gli altri nomi sono grandi nomi, appunto Einaudi viene nominato a Torino, Omodeo a Napoli, Luigi Russo a Pisa, insomma grandi nomi vengono scelti per questa opera di ricostruzione. La maggioranza del Partito d'Azione.
25 luglio, 8 settembre, lezioni, cioè università chiuse, non c'è. Non c'è, c'è. La nomina è fatta in agosto e decorre dal 1 settembre. Ecco, quindi siamo proprio 7 giorni. E c'è questo, l'inaugurazione, cioè poi si va verso l'inaugurazione dell'accademico, ma comunque l'8 settembre metà Italia, la nostra metà, diciamo, resta, è occupata dagli alleati, c'è una situazione diversa, appunto nel resoconto si dà conto del fatto che fanno questi che sono stati nominati rettori, e quello se ne scappa da una parte, quello va in campagna. Adolfo Modeo, che era stato nominato a Napoli, si sta 2 o 3 giorni a Salerno, dopodiché Napoli viene liberata e va in rettorato perché lui è in condizione di farlo tranquillamente. C'è appunto il grande caso di quello che accade a Padova. E accade appunto questo discorso che sarà il secondo discorso, perché ce n'è un primo nel momento dell'inaugurazione dell'anno accademico, intorno al quale già lì nasce un caso, perché il rettore, che tutti sanno, diciamo, essere comunista, diciamo, lui si è manifestato, resta al suo posto e addirittura fa, diciamo, la prolusione inaugurale dell'anno accademico alla presenza del ministro della Educazione Nazionale della Repubblica Sociale Italiana, che è presente e al quale, a lui e al federale, immagino, della città, strappa, diciamo, intanto una concessione stravagante. L'inaugurazione dell'anno accademico 43-44 dell'Università di Padova avviene alla sola presenza di professori e studenti. È un fatto chiuso, interno all'università. Poi questo discorso viene coperto dall'altro, quello del 9, ma insomma si stabilisce un rapporto un po' singolare con questo ministro Biggini, Carlo Alberto Biggini, Carlo soprattutto, perché questo nome Carlo comparirà in una lettera singolare di cui voglio che Luciano ci racconti. Sì, detto in 2 parole, è una lettera firmata certamente da Biggini col solo nome proprio, Carlo, tutta dattiloscritta, quindi la perizia grafica si può fare solo sulla firma. Per fortuna esistono altri scritti suoi con la sua firma in extenso ed è identica. Ma soprattutto è il contenuto che porta a concludere che non può che essere lui. L'intestazione è generica, Università di Padova, vabbè. Perché, caro Marchesi, questa lettera è databile alla fine di gennaio del 44. Marchesi è alla macchia dal 1 dicembre del 43, a Milano, nascosto prima da Principato, nella casa editrice, poi in Brianza, poi torna a Milano. Il 9 febbraio passa la rete di confine, aiutato dagli spalloni. Adesso si dice i mercanti di migranti, no? Cioè questo, tutti sono indignati perché la malavita, i contrabbandieri aiutavano migliaia di italiani ad andare in Ticino a salvarsi, i contrabbandieri, e venivano pagati. Ma noi dimentichiamo, pensiamo che il Ticino aveva allora 45.000 abitanti, entrarono 15.000 italiani. Va bene? È come se da noi entrassero 20 milioni di migranti su un paese di 55-60 milioni. Va bene? Questo giusto perché il presente è sempre un punto di riferimento per capire, e il passato ci aiuta a capire il presente. Va bene. Si data la lettera internamente perché fa riferimento alle trasmissioni di Radio Londra, di Radio Cairo, che hanno letto e divulgato l'appello di Marchesi agli studenti, e sono trasmissioni del 25, 26, 27 gennaio 44. Marchesi non è ancora andato fuori, andrà via il 9 di febbraio, e gli dice: ti aggiorno sulla tua situazione, è stato emanato un mandato di cattura del comando tedesco sul tuo nome, sono state diramate le tue foto e
la Guardia Repubblichina e le SS del Sicherheitsdienst, cioè il servizio segreto, ti stanno cercando in tutta Italia. Tra l'altro nessuno sapeva dove lui stesse, perché tutti pensavano che stesse a Pisa, perché a Pisa aveva la famiglia, cioè a Pisa non c'era nessuno da pescare. E gli allega due documenti, tradotti in italiano quello tedesco e in lingua italiana quello italiano, in cui si dà l'ordine di pescare quest'uomo dovunque e processarlo, ed è un processo che, dice Biggini, prevede la condanna a morte. Ti mando questo messaggio attraverso persona fidatissima. Il linguaggio non è il linguaggio di un antifascista, perché parla dell'opposizione al fascismo in termini distaccati, come di una cosa che lui non condivide, ma alla quale Marchesi appartiene, e lui gli salva la vita, perché lo avverte. E a quel punto succede una cosa che credo sia giusto mettere in rilievo, che cioè l'organizzazione clandestina del PC nel nord Italia, che non aveva gradito affatto che Marchesi rimanesse rettore, anzi addirittura aveva preso dei provvedimenti disciplinari contro di lui, vuole che lui vada a Roma, che non è stata ancora liberata, quindi andare a Roma clandestinamente, mentre continuamente cadono militanti che vengono arrestati per tutta la penisola. Marchesi si rifiuta di andare a Roma e va in Ticino e fa quell'azione che io ho prima ricordato. Come mai il ministro dell'Educazione Nazionale della Repubblica Sociale si muove per salvare il comunista Marchesi, rettore dell'università? Il problema non è facilissimo sul piano politico, crea quasi un teorema impossibile. Sul piano umano però si può capire. Questo documento, fra l'altro, si è salvato per caso, poi magari posso anche dirvi come e perché si è salvato questo documento, perché si sarebbe andato distrutto. Biggini è uno che ha votato contro l'ordine del giorno Grandi la notte del 25 luglio. Cioè, aggiungiamo, cioè non è un ministro così, cioè, è uno che stava nel Gran Consiglio del fascismo. Del fascismo. Sì, sì, ma era già ministro dell'Educazione Nazionale negli ultimi mesi, perché Bottai era stato indotto a dimettersi ed era subentrato lui, che era rettore dell'Università di Pisa. Quindi vota a favore di Mussolini, ma rimane sconfitto. Mussolini viene arrestato, lui ha uno sbandamento, qualcuno estremista di tipo Farinacci insinua che lui ha cercato il contatto con Badoglio, cosa no, in realtà non vera. Dopodiché, quando nasce la Repubblica Sociale alla fine di settembre del 43, lui non solo aderisce, ma viene nominato ministro rinominato ministro dell'Educazione Nazionale, cosa che era già prima. Respinge le dimissioni di Marchesi, Marchesi più volte manda le dimissioni, lui gliele respinge, e dice nel memoriale che ha poi lasciato post mortem, è morto alla fine del 45 di malattia gravissima, che aveva raggiunto con Marchesi un'intesa sul piano sociale, cioè aveva apprezzato il modo di pensare, di governare l'università di Marchesi, che ovviamente giocava un po' sull'equivoco, perché Repubblica Sociale Italiana, socializzazione, socialismo è il titolo dell'articolo di fondo del Corriere della Sera quando nasce la Repubblica Sociale. Naturalmente è un inganno, il Partito Comunista ha fatto di tutto per evitare lo sbandamento di militanti che potessero abboccare a questa operazione. Biggini, si sospetta che Marchesi abbia abboccato. Quando lo sospendono dicono ha fatto un errore gravissimo. Biggini non è così ingenuo da pensare che vinceremo la guerra, anzi dice in quel memoriale avevo chiarissimo che era tutto perso. Però ha deciso, sfruttando la sua amicizia personale con Mussolini, di salvare il più possibile di persone del mondo universitario, anche non del mondo universitario, per le quali aveva stima. L'altro leader del CLN Veneto, che era Egidio Meneghetti, Partito d'Azione, grande farmacologo, a un certo punto viene arrestato e i tedeschi lo vogliono mandare in Germania. Anzi, è prevista la fucilazione. Biggini fa il diavolo a quattro per salvargli la vita. E Meneghetti è stato il primo rettore dell'Università di Padova dopo la liberazione. Come si è salvato questo documento?
aggiungo un'altra cosa, che nel carteggio di Franceschini, non del ministro attuale, di un allievo di Marchesi, che insegnava a Padova e a Milano alla Cattolica, a Padova era incaricato, e che è l'uomo che porta la lettera, affido a persona fidatissima, è lui chiaramente che faceva la spola tra Padova, dove era il Ministero dell'Educazione Nazionale, e Milano. Franceschini ha un carteggio intensissimo con il CLN Veneto e più volte dice: ci dobbiamo ricordare del bene che ha fatto Bigini dopo la vittoria, quando vinceremo, perché ha salvato un sacco di gente. Questo è un fatto. Questo documento Marchesi se lo porta addosso, quando passa la frontiera si presenta al posto di polizia, gli tolgono il passaporto, i documenti, il porto d'armi, è sotto controllo militare non perché è rifugiato ma perché è comunista, e in Svizzera il Partito Comunista è fuori legge. Quindi mentre Luigi Einaudi è trattato benissimo a Lausanne, fa lezione nei campi per studenti internati, Marchesi è sempre sotto controllo militare, e siccome è astutissimo si dà continuamente per malato, quindi sta sempre in clinica e chiede permessi per andare da specialisti della vista a Berna, ma in realtà andava a Berna per trattare con gli alleati gli aviolanci e i partigiani, quindi è anche un uomo d'ingegno come combattente, va bene. Quando passa la frontiera deve spiegare al ufficiale di polizia, al gendarme svizzero, che lui è un rifugiato politico. E una cosa è che uno si proclama rifugiato politico, io ti posso credere e posso anche non crederti, ma se esibisco una lettera che viene dall'Università di Padova, da un'autorità che dice ti stanno cercando e la pena di morte è assicurata, questa è la prova oggettiva, e lui lascia questo documento in Svizzera, e io infatti l'ho trovato negli archivi svizzeri, non in quelli italiani, dove non c'è. Insomma, nella ricerca ogni tanto si trova una perla nascosta. Un passaggio sul dopoguerra, poi abbiamo fatto anche se così, diciamo, la conversazione è così piacevole che... Il dopoguerra, hai raccontato appunto la consulta, hai raccontato l'assemblea costituente, poi diciamo il suo ruolo vario eccetera eccetera, ma c'è appunto, hai raccontato del problema negli anni 30, il Partito Comunista all'estero diviso fra il capo che sta a Mosca perché sta all'internazionale, il centro estero sta a Parigi, ci sono tante cose, cioè, non ha presenza, cioè ha presenza in Italia, ha le sue cellule, la sua organizzazione clandestina, ma appunto nei luoghi della cultura, del sapere non c'è nulla. Quando Togliatti rientra in Italia e comincia a costruire il partito nuovo, diciamo, questo è un problema, diciamo, che lui si pone immediatamente, e si capisce dalla lettura che lui punta su due carte, diciamo. Una sono le carte che sono tornate da Mosca, che lui ha custodito gelosamente, anzi erano arrivate in Asia centrale a un certo punto, poi tornano indietro, ed è Gramsci, e quindi diciamo viene costruita, diciamo, questa, anche comincia a essere costruito, diciamo, anche il mito, diciamo, del grande intellettuale che ha continuato a pensare. E l'altra è Marchesi. Marchesi invece è vivo, diciamo. E possiamo dire che lo gioca, il vivo lo gioca contro Benedetto Croce, che è invece l'altra grande figura dell'intellettualità liberale. Certamente, no? Questo è sicuro. Se vogliamo scorrere, non so, le prime annate di Rinascita, nel primo numero, siamo aprile-maggio del 44, no? Lui è tornato nel marzo del 44 dopo un viaggio lunghissimo e ha provato a Napoli e così, e nel primo numero lui, Togliatti, pubblica una recensione tremenda, durissima, sprezzante sull'opuscolo di Croce, sul
fine del comunismo e del marxismo, no? Che sul comunismo come realtà politica, che vuole essere una liquidazione di un fenomeno ormai chiuso, finito. Non è uno scritto del 44, è uno scritto di alcuni anni prima, ma ristampato nel 42-43. E famosissima questa recensione in cui dice: mentre Antonio Gramsci, recluso in un carcere, scriveva pagine decisive, proiettate sul futuro, nonostante il carnefice gli stesse addosso, Benedetto Croce ogni tanto lanciava delle freccioline contro il regime indisturbato a casa sua. Insomma, questo era grave incidente, perché sono tutti e due ministri nel governo Badoglio, e quindi Croce chiede le scuse, Togliatti risponde in maniera abile ma non dà soddisfazione a questa richiesta, ed è il primo attacco a Croce. Nel numero successivo Togliatti pubblica, facendo in realtà un'operazione di cui non si rende pienamente conto, l'articolo di Marchesi contro Gentile, quello che Togliatti intitola Condanna di morte. Lo pubblica in un testo che era uscito su una rivista clandestina del Nord Italia, La Nostra Lotta, in cui il finale era: per i manutengoli del tedesco invasore la sentenza è morte. Ma l'articolo era di Marchesi, ma non recava quel finale, ne recava un altro più oscuro, diciamo così. Sul giornale La Nostra Lotta esce col finale morte, ma non c'è la firma di Marchesi sotto. Questo va sempre ricordato. È un'operazione, se vogliamo, di banalizzazione del contenuto, di semplificazione, ma anche onesta, nel senso che non viene messo il nome dell'autore. L'articolo era uscito in Svizzera sul giornale Libera Stampa nella sua forma autentica. Togliatti lo pubblica come lo trova su La Nostra Lotta e sotto ci mette Concetto Marchesi. Quindi numero uno si liquida Croce, numero due si liquida Gentile, quindi abbiamo fatto, come dire, piazza pulita della cultura idealista o filofascista, secondo questa prospettiva o questa definizione, e i nostri uomini sono Gramsci e Marchesi. Quindi il teorema è chiarissimo. Mette un tantino in difficoltà Marchesi stesso, il quale non aveva mai praticamente avuto rapporti con Gentile, sì, ma ostili. Gentile lo aveva attaccato come studioso per problemi che ora non è importante ricordare. Croce aveva scritto un giudizio molto benevolo sulla letteratura latina di Marchesi e la cosa era finita lì, non c'era, due mondi che non si incontravano. Dopo però, 15 aprile, 10 giorni prima della liberazione, 15 aprile del 45, Marchesi fa una conferenza a Roma, nel Palazzo Capizucchi, che è di fronte al Campidoglio, La persona umana nel comunismo, che è un testo notevole, che viene pubblicato in modo parziale, sia su Rinascita, manca la prima parte, sia in un opuscolo coevo. La prima parte in realtà riguardava il mondo antico, le filosofie ellenistiche, eccetera, non viene pubblicato. Croce legge in un bollettino, il bollettino del Partito Liberale, un bollettino che lui riceveva tutte le settimane, che riassumeva un po' tutto, le uscite pubbliche in cui si parlava di Croce medesimo, un tantino, diciamo, narcisistica questa, però insomma, essendo lui presidente del Partito Liberale, uomo politico eccetera, seguiva quello che gli altri dicevano di lui, si può capire, no? D'altra parte ufficio stampa del Partito Liberale, legge un riassunto di questa conferenza nella quale c'è scritto, ma forse colui che l'ha scritto questo riassunto non aveva capito tutto, che Marchesi aveva attaccato il pensiero di Croce cogliendone il tallone d'Achille. Croce si secca e scrive un articolo molto vibrante, rispettoso nella forma ma duro nella sostanza, Concetti, aveva un po' un linguaggio arcaico, da sottomettere, non da sottoporre, da sottomettere al professor Marchesi. Marchesi, che non se la tiene naturalmente, legge questo articolo, elabora una risposta. Dopo la pubblicazione di questo libro ho potuto constatare una cosa che magari metterò altrove.
che cioè la redazione di Città Libera, il giornale liberale dove Croce lo aveva criticato, prima di pubblicare la risposta, scrive a Croce: possiamo pubblicare questo? Quindi, diciamo, Zdanov, bene, era un buon ministro della cultura, non lo so, la censura la praticava sicuramente, ma questa censura è aberrante, perché la risposta di Marchesi è intanto deferente, nel senso riconosco che Croce ha avuto la bontà di parlare della mia letteratura, eccetera, però poi rimbecca su tutti i punti in maniera decisa e talvolta anche efficace, no? Problemi enormi: il comunismo rappresenta la fine della storia o la storia non ha mai fine, il conflitto è eliminabile, no? Quindi problemi anche filosofici, diciamo così. Ed è curioso, ma questo non l'ho saputo, l'ho trovato grazie a Marta Herling, nipote di Croce, che dirige l'Istituto Croce a Napoli, ed è un tratto abbastanza antipatico, cioè tu blocchi la risposta per 2-3 settimane finché il senatore dice pubblicate. Vabbè. Ora poi l'operazione ovviamente prosegue alla Costituente, perché sia Marchesi, sia Togliatti, sia Croce sono costituenti, no? Croce come liberale e Togliatti e Marchesi come comunisti, ma poi c'è Calamandrei per il Partito d'Azione, Lelio Basso per i socialisti, quindi alla Costituente c'è un dibattito tra grandi personaggi, e la posizione di Croce in questo, almeno su un punto, coincide con quella di Marchesi, ed è il famoso articolo 7, perché sull'articolo 7, che incorpora i patti lateranensi, il comma 1 è più che ovvio: i rapporti a favore dello Stato sono regolati dal concordato. Comma numero 2 dice che i patti lateranensi sono il modo in cui questi rapporti sono regolati, e quindi il patto Pio XI o Cardinale Gasparri Mussolini diventa un pezzo della Costituzione italiana. A lungo, lo sappiamo, lo schieramento di sinistra che era maggioritario, Partito d'Azione, Socialisti e Comunisti, ha bloccato, ha impedito, ha rifiutato questa ipotesi, e Togliatti stesso interviene contro il comma 2, Marchesi interviene con un discorso, uno dei più lunghi discorsi che lui ha fatto alla Costituente, contro il comma 2, cercando di smuovere i cattolici più sensibili, dicendo i principi del cristianesimo e quelli del comunismo coincidono, ma non vi rendete conto che mettere quei patti nella Costituzione è un errore. Pio XII ordina ai costituenti democristiani di fare muro. Dossetti ha sofferto moltissimo questa imposizione, Moro un po' meno perché era più duttile, più politico, eccetera, ma Pio XII mette una barriera su questo. Togliatti sceglie di votare l'articolo 7 per intero per evitare, come fu detto, la guerra di religione in Italia. Marchesi vota no. Quindi la disciplina di partito per lui in quel momento non ha valore. Il discorso che fa Croce contro l'articolo 7 coincide in molti punti. E quando Croce ascolta Togliatti che fa quel discorso contorto in cui spiega perché stiamo per votare a favore, ed è un discorso abilissimo perché solo alla fine si capisce che voteremo a favore, prima è tutto uno svolgimento raffinato, eccetera, Croce lo ascolta e dice che la promessa che ha fatto Togliatti ai cattolici votandogli quell'articolo di buona convivenza nell'Italia che si sta creando rassomiglia a quella di Madame de Ninon nelle relazioni pericolose, cioè di una donna notoriamente infedele che però ai suoi amanti promette sempre fedeltà. Va bene. Quindi Croce fece questa ironia pesante sulla promessa togliattiana, ma si sbagliava, perché in realtà Togliatti ha continuato ad avere come architrave l'idea che coi cattolici si dovesse trovare un terreno d'intesa per governare questo paese, fino al famoso discorso di Bergamo. Ecco, questo è poi Marchesi, diciamo, del 1956, lo diremo la prossima volta. La prossima volta, la prossima domanda o al prossimo libro? No, veramente il libro è pieno di pur essendo appunto un grande lavoro di archivi, un grande lavoro di documenti, un grande lavoro
di incrocio di documenti, veramente è pieno della storia d'Italia, è pieno di documenti, anche di scoperte, di relazioni, di cose che veramente invitano a superare la paura, diciamo, di un libro di questa mole. Io non so se vogliamo ancora, forse c'è grande... Sì, chiudiamo forse appunto sull'ultimo momento, diciamo, che è quello del 56 e 57, appunto fino alla morte, perché è un passaggio, ovviamente, Luciano Canfro l'ha detto in apertura, e forse non ha detto con la chiarezza con la quale sto dicendo io, che l'opposizione in cui si mette Concetto Marchesi in quella situazione non è l'opposizione al suo partito, che è l'opposizione, che è la posizione che prendono decine e decine di intellettuali che in quell'anno campale per la storia del Movimento Comunista Internazionale lasciano il Movimento Comunista, il Partito Comunista, il 1956. No, lui è il grande nome della cultura italiana che difende l'intervento sovietico. Sì, anzi direi che è importante mettere in luce il fatto che per varie ragioni ormai non era più in prima fila, nel senso che collaborava all'Unità ogni tanto, più spesso su Vie Nuove, su Noi Donne, per esempio. Quella è una trovata geniale di quest'uomo. Quando muore Croce nel 52, ottobre del 52, Rinascita, seguendo appunto quella linea di Togliatti di demolire questo santone della cultura liberale, affida a Carlo Salinari il compito di dire chi era Benedetto Croce, e ne viene un ritratto distruttivo in cui si dice: la critica letteraria niente, perché poesia non poesia, per carità, la politica non ne parliamo. Quindi viene distrutto. Marchesi si secca, allora prende la penna e scrive un articolo per Noi Donne che esordisce così: sono convinto che alle donne piaccia sapere chi era Benedetto Croce, e fa una presentazione, devo dire, elogiativa. Cioè, poi i limiti, per carità, anche noi li abbiamo tutti, ma senza di lui la cultura italiana del Novecento non esiste. Non lo dice neanche su Vie Nuove, che era diretta da Luigi Longo, su Noi Donne, che in quel momento era diretto da Lamacciocchi, va bene, che poi ha avuto una sua evoluzione politica. Però è già una trovata, devo dire, sì. A parte che lui era un femminista ante litteram, tutto sommato, no? Ha sempre... No, quelli erano pessimi. Va bene, succede nella vita. Si è visto un po' emarginare, tutto sommato, perché avrebbero nuove generazioni, varie alicata, eccetera. Nel 56, che è un anno terribile, che nel febbraio il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica distrugge praticamente la figura di Stalin. Giugno, la Polonia, rivolte operaie in Polonia. Ottobre, ancora di più, Polonia e Ungheria. In Polonia la crisi si risolve perché Gomulka viene tirato fuori dalla galera e diventa segretario del partito. I sovietici intervengono, ma non possono fare più niente, e se ne tornano indietro con l'aereo che aveva portato di notte Khrushchev per capire perché Gomulka, del quale non si fidavano. Ma in Ungheria le cose vanno diversamente. In tutto questo anno lui non scrive nulla. Scrive un articoletto sul Latino che viene pubblicato su Rinascita, tanto per dargli un posto, ma non ha nessuna incidenza politica. Quando però c'è il deflusso degli intellettuali che se ne vanno, mentre la base operaia no, lui viene interpellato dall'Unità e dice: io sto col compagno Togliatti perché l'intervento è necessario, stanno massacrando i comunisti. È una reazione di ultradestra, il cardinale Minzendi, Otto di Asburgo, la CIA. Togliatti lo apprezza moltissimo e quindi pubblica sull'Unità un pubblico ringraziamento a Marchesi per quello che ha detto. Va bene. Ed è indubbiamente
un modo per far capire agli intellettuali incerti o ormai scossi che c'è un vecchio signore che viene dal 1921 e che la pensa diversamente, quindi viene esibito, diciamo così, come esempio positivo. Dopodiché si va al congresso, dicembre del 56, congresso combattutissimo, doveva venire dall'Unione Sovietica Suslov in rappresentanza e il governo italiano lo vietò, quindi arrivò una delegazione capeggiata da un ministro minore, Ekaterina Furtseva, che era il ministro della cultura, e la stampa era violentissima, gli articoli di Montanelli non ne parliamo. Sì, di Vittorio la CGIL aveva prima condannato, poi vabbè. Non è. Ma nel congresso Marchesi fa un discorso che Togliatti gli fa pronunciare praticamente subito dopo la relazione introduttiva, che già è un segnale di per sé, il fatto che dopo la relazione segretario parla un operaio di una fabbrica Galileo di Firenze e poi parla Marchesi. Ed è un discorso passato alla storia, diciamo così, ancora oggi lo si cita per quella frase famosissima, Cornelio, l'imperatore Tiberio, grande infamato imperatore di Roma, avuto come giudice Cornelio Tacito. E Tacito parla di Tiberio in modi molto critici, diciamo, un eufemismo. Stalin, meno fortunato, ha avuto Nikita Khrushchev. E quindi frase distruttiva, potremmo dire, sarcastica, detta poi da un grande latinista, ma il discorso non è tutto lì, il discorso è molto più ricco, è molto più complesso ed è ancora una volta anticipatore, perché lui pone seriamente sul tappeto, diciamo tra noi la verità, detesto il confessionale pubblico, come lui definisce il ventesimo congresso, confessionale pubblico, però che le cose andassero male bisogna che ce lo diciamo, che c'è tantissimo da cambiare, che la libertà politica è una cosa importante. Insomma, è un discorso profondamente critico, che però ha un punto fermo. Quella grande storia del passato, la vittoria sulla Germania, il ruolo dello stalinismo nella guerra mondiale, non si può buttare a mare così, come se fosse un lieve incidente di percorso. E questo piace, la copertina di questo libro raffigura Togliatti che si alza dal suo posto e va incontro a Marchesi che ha appena finito di parlare al congresso del dicembre del 56, perché fu ovviamente un controbilanciamento delle posizioni Giolitti, Fabrizio Nofri, eccetera, i quali puntavano ad una sostanziale trasformazione genetica del Partito Comunista Italiano in particolare. Per cui in extremis lui muore nel inizio febbraio, quindi neanche due mesi dopo, in extremis torna ad essere una carta vincente, un uomo simbolo nel partito, per una scelta tutta di Togliatti. E va bene, direi che possiamo fermarci qui, abbiamo fatto un excursus lungo e interessante. Io l'ho visto nello sguardo di chi ci stava ascoltando e quindi sono certo che sia stato così. Io voglio solo appunto chiudere, l'hai detto incidentalmente, per dare un'idea diciamo del lavoro dello storico. Hai detto che ci hai cominciato a lavorare alla fine degli anni 70, quindi voglio dire, è significato appunto, hai accennato agli archivi svizzeri, agli archivi italiani, dai quali nei fascicoli di polizia sono sparite le carte che riguardano Marchesi. Questa è anche una cosa singolare, ti sei dato una risposta su questa roba? No, non una congettura, come dire, si parla di quello che c'è, non di quello che non c'è. E il fenomeno però è strano. Polizia politica, pubblica sicurezza, CPC, casellario politico centrale, non c'è mai. E ora, sicuramente dalla questura di Messina e di Catania hanno mandato al casellario politico centrale le sue carte, è ovvio, e non ci sono. Vabbè, avvenne in realtà, ma questo c'entra fino a un certo punto, subito dopo
la costituzione, la nascita dell'Archivio Centrale dello Stato, che fu voluto da Saragat, presidente, e da allora funziona ed è uno strumento formidabile, fu deciso, insomma, una prassi più che una formalizzazione, che le cartelle personali dei grandissimi personaggi della Repubblica, non so, Nenni, De Gasperi, non fossero accessibili, quindi non risultano negli inventari. Non so se Marchesi sia stato incluso, per gli americani era un uomo tremendo, no? Cioè, ho pubblicato quelle informative della CIA su di lui che sono tremende, criminale, assassino, sanguinario, eccetera. Vabbè, e il linguaggio poi dei servizi è abbastanza... Non abbiamo norme come quelle americane o inglesi che dice 100 anni. No, non si sa dove neanche... Cioè, no. Renzo De Felice le ha viste perché aveva un rapporto preferenziale con Saragat, quindi era come a casa sua nell'archivio centrale, però nelle opere sue non se ne vede traccia, ecco. Bene, questo è il lavoro dello storico. Grazie a tutti per questa conversazione, per questa attenzione e alla prossima occasione.